gara della serata sul terreno di Noceto, in campo Real Vidalenzo contro Twin Café. Real Vidalenzo di mister Mezzadri si schiera in maglia gialla con Baroni, Biselli, Bonini, Cattani, Coletta, Esposito, Frazzi, Merli, Pacara, Pellegrini, Ratano, Serena e Vaccari. Twin Café di mister Gazzola in campo con Cicconi, Giovanelli, Krisic, Morignoni, Orlandi, Porcari, Telegrafini, Telò e Vincenzi. Passano pochissimi secondi ed è subito gol. Cicconi duetta con Telò, palla Orlandi ed è 1-0 per il Twin Café. Rimessa dalla sinistra, doppia respinta dalla difesa e palla che capita a Cicconi, micidiale il suo sinistro sotto la traversa. Poi la volta di Capitan Giovanelli, corner dalla destra di prima intenzione col destro, trova l'angolino più lontano. Finalmente in avanti nel secondo tempo anche il Vidalenzo, lavora bene, spalla alla porta Pellegrini, si gira e insacca la rete dell'1-3. Vicinissimo alla marcatura ancora Pellegrini che spara fortissimo col destro, ma la palla rimbalza sulla traversa. Si rifà avanti il Twin, tiro di Morignoni, palo interno e Orlandi la mette in mezzo per Vincenzi che fa 4-1. Poco dopo si invertono i ruoli, Vincenzi verticalizza per Orlandi che segna il gol del definitivo 5-1. Terza vittoria in altrettante gare per il Twin Café che si candida quindi ad essere la mina vagante del campionato.